Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio. Il Codacons denuncia ritardi registrati in questi giorni da alcuni treni locali nella tratta Roma-Tarquinia. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di turisti diretti nell'area di Tarquinia per le vacanze estive o per una giornata di mare che denunciano come i treni locali abbiano registrato fino ad un'ora di ritardo, spiega l'associazione. Considerata la breve durata del tragitto e i pochi chilometri percorsi, i ritardi di questo tipo causano un danno evidente all'utenza, specie per chi vuole visitare la zona o trascorrere una giornata al mare. I passeggeri devono essere rimborsati in relazione alla durata dei viaggi che affrontano in treno. Per tale motivo chiediamo al Ministero dei Trasporti di obbligare Trenitalia a rimborsare i passeggeri della tratta Roma-Tarquinia in tutti i casi in cui i ritardi accumulati dai convogli superino i 20 minuti, conclude il Codacons. Tra coloratissime pin-up, scatenati rock and roll, trarombanti vespe, auto d'epoca, Passignano sul Trasimeno si prepara a rituffarsi negli spensierati anni del boom economico. Sabato 23 e domenica 24 agosto torna infatti, dopo il successo della prima edizione, Trasimeno Vintage Festival, da due giorni di eventi, mercatini, concerti e concorsi interamente dedicati allo stile, alla musica, alla moda e alla cultura degli anni 50, 60 e 70, che avrà il suo apice con la notte bianca vintage del sabato. Il programma è stato presentato lunedì 18 agosto a Perugia da Marco Brilli, ideatore della manifestazione. Alla conferenza sono intervenuti anche Cristian Gatti, assessore al commercio e al turismo del comune di Passignano sul Trasimeno, e Roberto Bertini, assessore al turismo della provincia di Perugia. Sì, ci ha stupito il grande successo della prima edizione. Quest'anno riconfermiamo l'organizzazione nei 2 chilometri del lungolago di Passignano attraverso la realizzazione di 7 palchi tematici dove ci potremo divertire, ognuno potrà scegliere il proprio stile. Abbiamo creato 2 importanti appuntamenti per collezionisti, 2 raduni, il sabato 23 per moto con equipaggio vintage e domenica 24 per auto ed equipaggio. Sono 2 raduni concorso dove abbiamo messo a disposizione poi dei premi. Importante è la collaborazione con tutte le attività commerciali del paese e salta all'occhio, leggendo il programma, proprio la quantità di eventi, piccoli eventi, di come si è giocato intorno al vintage e come tutte le attività economiche si sono inserite, secondo me, molto bene all'interno di questo contenitore. Sì, credo che sia un anno importantissimo per il Trasimeno, un anno del rilancio, un anno con molte presenze turistiche sia italiane che straniere, un'iniziativa di qualità. Lo scorso anno 25.000 presenze, si punta a crescere, a migliorare questi numeri. Credo che sia uno di quegli eventi, no, che riescono ad attrarre molto, molto pubblico, per cui una bella iniziativa organizzata dal comune insieme appunto al gruppo che organizza. È uno di quegli eventi di qualità sui quali bisogna puntare sempre più per far crescere il turismo nel nostro territorio, un'opportunità diversa per passare un fine settimana a Passignano. Grazie. Dopo il successo dei primi eventi, che hanno visto i piccoli prodigi della classica esibirsi accanto ai professionisti della Filarmonica di Alicante, alla Basilica di San Pietro, nel capoluogo umbro, gli artisti di Music Fest Perugia, cartellone promosso da Peter Hermes e Ilana Vered, si stanno preparando per la serata di musica per beneficenza, evento ideato in collaborazione con il maestro Franco Venanti, che si terrà giovedì 21 agosto alle 21 nel cortile del Palazzo della Provincia Perugia. Sono molto felice di questa serata, ha detto il maestro Venanti, e mi piace molto l'idea di contribuire al Music Fest Perugia, una manifestazione che trovo molto importante e bella e che sta portando a Perugia tanti artisti dall'Italia e dall'estero, facendo conoscere nel mondo la nostra città. Il Music Fest fa bene a Perugia. I proventi della serata saranno devoluti all'Associazione Culturale Luigi Bonazzi, che da 50 anni opera a Perugia per la promozione della cultura in città. Gli appuntamenti di spazio musica, opere e concerti 2014 continuano con 2 concerti dedicati ai giovani. Lunedì
18 agosto e martedì 19 agosto alle 21.15 presso l'Auditorium di Palazzo Coelli si esibiranno gli allievi della Masterclass di clarinetto e assieme ai fiati del maestro Riccardo Crocilla, primo clarinetto del Maggio Musicale Fiorentino. I giovani clarinettisti, già diplomati e recatisi ad Orvieto per perfezionare il loro repertorio, si esibiranno in alcune delle pagine più belle e conosciute del repertorio. L'ingresso al concerto è gratuito. La stagione Spazio Musica, Opere e Concerti 2014 è patrocinata dal Comune di Orvieto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Seconda amichevole consecutiva di lusso fa rima con sconfitta di misura per la Vigor Acqua Pendente. Per un Flaminia Civita Castellana di categoria superiore arriva un primo tempo tutto pressing to beyond, velocità a palla che fornisce molto lavoro alla retroguardia acquesiana. Finisce 2-1 per gli ospiti con doppietta al 26esimo e al 33esimo di Sciamanna per la formazione di Fatone, a segno Zammarchi al 90esimo per il definitivo 2-1. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arete Acquesio torna puntuale tra un'ora.